Allora, di Cogi mi ha trovato e iniziamo. Vai tranquillo, okay. Vai tranquillo. Oggi mi ha trovato. Oggi sono qui con Salvatore Scala. Devo dire qualcosa? No, non dire niente, stai un'ora zitto, la puntata è fatta. Ok, ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, Salvatore, perché siamo qua? È perché ci piace la campagna. Esatto, ma poi oggi c'è un fresco. Sta troppo bene, però io mi bevo la Coca-Cola. Beve tranquillo. Allora, siamo qua perché io sono appassionato di passioni. Appassionato di passioni mi piace molto. Esatto, sì. Io voglio capire da tutte le persone che hanno una grande passione in qualcosa. Poi il fatto che io faccia musica fa sì che incontri il 90% dei musicisti, però mi piace anche incontrare anche persone che fanno altro, che però è come ti dicevo poco fa, sei un curioso. Un curioso, curiosone sicuramente. Un curioso della vita. Però tutte le persone che incontro hanno la passione di qualcosa e mi piace scoprire da dove nasce, perché lo fanno, come diceva Masini, no? Sì, perché sì. Lo fai. Però vabbè, lui lo diceva con altre cose, però però ci siamo capiti. Esatto, quindi okay. Tu perché fai musica? Perché hai fatto musica? Da dove hai iniziato? Partiamo proprio da quando eri piccolo. Vai! Faccio musica perché, come tutti quelli che fanno musica, penso quasi tutti quelli che fanno musica, non tutti, è una passione. Per i soldi. Non è vero. Alcuni lo fanno per i soldi, alcuni lo fanno per farsi vedere. Per farsi vedere. E alcuni lo fanno proprio perché ti diverti, perché hai passione. Esce che mi metto gli occhiali. E io fin da piccolo, ma ti parlo di quando avevo... Allora, io a memoria storica non sono molto, molto... Non mi ricordo molto le date, queste cose qua. Però mi ricordo con mio fratello, quando avevo 8 anni, 9 anni, facevamo i concertini nella via per i nostri amichetti. Eravamo al primo piano, aprivamo la finestra e suonavamo per loro. Ah! Questo ricordo ce l'ho sempre. Da lì ho iniziato e suonavo una batteria, chiamiamola batteria. Improvvisata. Esatto, fatta... esatto. E lui suonava la chitarra. E abbiamo iniziato così. Quello è proprio l'inizio del mio percorso, diciamo. Dai. E poi? E poi, allora, ricordarmi tutto. Allora, le cose un po' più importanti, perché non me lo ricordo. Sì. Ho suonato diciamo con alcuni che non suonano più in pratica, però il mio medico è quello con cui ho iniziato a suonare, ah, è ancora il mio medico, oh. E tra un po' andrà in pensione e poi riprenderà a suonare, una figata, che meraviglia, ecco. Bellissima. E poi ho suonato anche con Gavino Riva, che con tu Gavino conosci Riva, sì. Quando eravamo ancora compagni di scuola, non mi ricordo se abbiamo fatto un anno o due anni assieme ai Geometri. E abbiamo iniziato a fare West Coast. No, facevamo West Coast, musica country, Crosby, Stills & Young, l'hai mai sentito? Sì. Era un gruppo fortissimo. Sì, Neil Young fra l'altro è uno dei miei preferiti. Ecco, e abbiamo fatto un concerto e basta. Oh. E abbiamo preso pure i pomodori. Sì. A Cappuccini, eravamo piccoli. Ma non conosceva nessuno perché facevate proprio schifo. Allora, in pratica, no, avevamo 12 pezzi del repertorio. Quindi in pratica abbiamo suonato e avevamo mezz'ora di musica. La gente... Poi, aspetta. Uno di questi che tirava i pomodori, poi è diventato amico mio. Se non c'eravamo noi, c'erano altri, prendevano pomodori. Ah, ok, era deciso. Esatto. Chiunque si esibisce. Da lì non avevo più voglia di suonare, mi sono tornato a casa col malumore, testa bassa. Poi piano piano la passione, che bussa sempre. E allora da lì mi sono rimesso in piedi e ho ripreso a camminare. Allora, le altre cose che mi ricordo, allora, ti posso parlare di come è nato il Sole Nero? Sì. Allora, il Sole Nero è un gruppo storico. Diciamo da questo... Prima del Sole Nero tu avevi un gruppo progressivo, di musica prog. Caspita, sei più di me. Sì. Allora, con altri carissimi amici miei, che frequento ancora e suonano, perché sono tutti andati in pensione, quindi vanno in questa campagna e suonano e si divertono. E ogni tanto io vado per il piacere di stare con loro, perché sono degli amici proprio, e ci divertiamo insieme. E si chiamava Verso la Luce. Verso la Luce, sì. E avevamo la sala prove in Viale Umberto. Non so se ti cavi, il Baratiglio lo conosci.
Sì. Ci sono quelle porte un po' più avanti, un Sì, po' tutta ma sgangherate. che un po' più avanti qui c'era, qualche anno fa c'era un negozio di musica che poi è stato chiuso. Vicino, bravo. Quella Sì, fianco lì. quella a fianco. Ok, Hai sì. capito? Aspetto la bocca asciutta. Sì, vai tranquillo. E da lì abbiamo fatto musica progressiva, nostra, tipo un po' Genesis, Ma non avete musica. registrato niente. No, 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 niente, niente, però ci siamo divertiti parecchio. E quella in pratica è stata fondamentale L'inizio. per Beh, già poter ti credo. poi. Ma eravamo proprio piccolini, Sì. eh. E poi con uno di questi amici abbiamo provato a fare un concorso, che era 100 città. Ah, ok. Da lì, da questo concorso, è nato poi il Sole Nero, il Coro degli Angeli e Tazenda. Il Sole Nero era il primo, poi l'evoluzione è diventata il Esatto, Coro io degli poi non Angeli c'ero e poi più. sono usciti, Esatto. i Perché ti dico tre dei questo? Perché ti Tazenda. dico questo? Quando abbiamo fatto questo concorso, organizzato da emittenti private nazionali, e in collaborazione con l'RCA e Ennio Melis, che era il boss. Sì. Me Potrebbe l'hanno essere, mirato la diciamo, un Santini come e i talent Castagnedes. che ci sono adesso, no? Sì. Scoprire alla scoperta di nuovi Ma talenti, giravano per nuove. l'Italia loro per Ma c'erano trovare. varie. Sì, tutta l'Italia. Noi Ah, ok. abbiamo iniziato per quanto riguardava la parte sarda. Abbiamo Ah, e poi da fatto lì Sassari facevi le ed eravamo in step. due. Io e Angelo Cano in due. Non c'era ancora il Ma tu eri il Sole Nero. batterista No, o no, quel no, abbiamo periodo? presentato un pezzo acustico Ah, ok. con due chitarre, un pezzo strumentale mio, non ti dico il nome perché se no ti mette il titolo, perché se no ti mette a ridere. Da lì abbiamo vinto e siamo andati a Cagliari a fare il regionale e da lì Ok. è nato il Sole Nero. Adesso non mi ricordo bene Quindi come si è fatto, coinvolgendo anche gli altri. esatto, che sono arrivati piano piano. Da lì abbiamo vinto, da Cagliari abbiamo vinto e siamo andati a Caorle, sto parlando del 1979. E a Caorle abbiamo vinto. Diciamo 2 anni. A livello, a livello nazionale c'erano più di 30.000 musicisti. Più di 30.000. Era la seconda edizione. Perché, se non ricordo male, era iniziata nel 1978. Cavoli. Da lì abbiamo vinto. Non ti sto a raccontare come abbiamo vinto perché eravamo squalificati. C'è stato un. Però della giuria faceva parte Renato Zero, Lucio Dalla, De Gregori, mi sembra anche Anna Oxa, Cioè, gente di un certo gente di un livello certo livello, che... esatto. Grande soddisfazione, abbiamo vinto 2 milioni in gettoni d'oro, che io non ho mai visto. Perché ho sentito dire questa cosa dei gettoni d'oro, in realtà 2 milioni di gettoni d'oro non sono 2 milioni, ma è molto meno, perché poi c'è il cambio, Guarda, non li ho insomma. mai visti. Io mi ricordo soltanto che chi vinceva aveva Aveva questi diritto 2 da. milioni. Esatto, E a chi li di. hanno dati? Boh. Allora, li aveva presi Giovanni Leonardi, che in pratica era il nostro Manager. impresa, esatto. Li ha portati qua a Sassari, pare che poi siano entrati là e abbiano rubato altre cose, abbiano rubato anche questi gettoni, da quello che so io. Ah, ok. Io non li ho mai visti. Quindi mandavano proprio i gettoni d'oro. 2 milioni di gettoni, vecchie lire, Ah, sì. ecco. E poi un contratto discografico con la RCA. Quindi noi abbiamo vinto anche un E contratto siete andati discografico e siamo all'RCA? andati alla RCA. L'RCA voleva spingerci, ci ha fatto conoscere Morandi. Morandi era un periodo che non faceva più niente, è presente, gli artisti Sì, ma hanno mi le salite e ricordo, discese. ho letto un po' la Ecco, era un storia. periodo un po' di crisi, cambiamento musicale anche, c'erano nuovi generi. In pratica volevano accostarci a Morandi per la sua rinascita In modo da artistica. rinfrescarlo un po', diciamo, Esatto, come da lì è genere. nata questa nuova avventura con Gianni Morandi. Quindi Pensa voi che eravate i suoi musicisti io sono i fondamentalmente. musicisti, io suonavo la batteria e poi lì c'era allora. E com'è Gianni Morandi? Cioè, com'era Come come lo carattere? vedi? Sì, vero, mi Una persona sembra eccezionale, genuino, proprio genuino, così, una persona tranquillo. eccezionale, un ottimo ricordo. Vero? Pensa che qualche anno fa, ti ricordi quando ha fatto quella fiction, una serie nel sud Sardegna? Era venuto per fare una fiction. Ah, sì. Non so perché fosse in una trattoria, fosse l'assassino a Sassari, c'era un amico mio che l'ha visto, si è avvicinato
Sai che io sono amico di Salvatore Scala, ti ricordi Salvatore? Si ricordava di me, eravamo anni che non ci vedevamo, ma ti Cattolo. sto parlando di qualche anno fa, eh. Sì. Una Che cosa, immaginati Gianni Morandi quanta esperienza, gente quanta gente vede, quanti anni ha vede. Ci visto, siamo però. sentiti per telefono, si ricordava tutto, cioè, abbiamo fatto una chiacchierata di 15 minuti, era una persona Bello, eccezionale. bello trovare gente così. E da lì è stata questa bellissima esperienza, poi io sono andato via perché era una band, non eravamo amici. Ho capito, È presente un quella po' band che tu costruita sì, per esatto. prende i più bravi, li mette insieme, cerco Ma no, di. no, no, noi eravamo, ci eravamo già costruiti dalla Sardegna, però eravamo tutti, allora l'amico che portava l'altro amico, che io non Ah, conoscevo, ok, io sì. portavo il mio amico e gli altri non lo conoscevano, Sì, non capito? eravate cresciuti Caratteri troppo insieme. diversi, Sì, ecco. sì. E Quello è fondamentale, io sono andato veramente, via sì. perché non mi piaceva Non riuscivi l'ambiente, più anche a. se era una bella band, vocalmente era eccezionale. Pazzesca, C'era veramente. Andrea Parodi, c'erano i due fratelli Poddi, che Sì, molto sì, sì. bravi, poi c'era Ginetto, Li Marielli, conosco. Gigi Calenda. Antonio Poddi, che viene spesso in chiesa alla Teloce. Ci ho Un cantato e bravissimo suonato ragazzo, sì. insieme. Fortissimo. Salutamelo se lo vedi. Fortissimo. Sì, è probabile che lo veda. Sì. Andrea lo conosco non personalmente, però faceva il concerto Peppina. E poi una cosa bella di Andrea Poddi, che è stato uno dei primi tanti anni fa, quando avevo un gruppo che era andato ad ascoltare la mia band e mi aveva mandato un messaggio facendo i complimenti e aveva postato un brano nel mio gruppo dicendo: Ah, vedi. guardate cosa c'è a Sassari e voi Sì, non sì, andate sì, ad sì, sì, sì. ascoltare, no? E quindi cioè, per dire, una bella persona che vedi Sì. che si dà da fare So anche. che, vabbè, non so se sta suonando ancora. Non Sono un lo po' di anni so, che non lo vedo. non l'ho visto in giro. E anche Antonio qualche annetto. Siamo un po' persi di vista. Lì c'era anche un fuori classe. Non so se conosci Pietro Fara. No, non lo conosco. Era il musicista che mi piaceva di più della band. Era avanti, suonava le tastiere ed era un musicista avanti per quel tempo. Ma è di Sassari anche Creativo, no? lui? Di Di Porto Torres. Porto Torres. È abbastanza vicino per Poi trovarlo. lui ha continuato col Coro degli Angeli, poi è andato, sono sciolti i Coro degli Angeli, è andato in Inghilterra con la ragazza. Ah, Si è ok. fatto una bella esperienza lì. E sono anni che non lo vedo. Quindi dopo il Sole Nero loro sono andati a fare il Loro Coro sono degli diventati Angeli Coro degli Angeli e hanno fatto le e tu hai tournée. fondato i No, 100. no, non ho No, fondato i non li hai 100. No, fondati. no, no, no. Allora, i 100 li ha fondati Giovanni Leonardi. Ok. Quando è andato via dal Sole Nero, Giovanni ha voluto tirare su una band con otto elementi come il Sole Nero. E quindi in pratica è stato lui Ok. Se che ha tirato su la band. Alcuni poi sono andati. Allora, sto cercando di ricordare. Allora, facevamo il carnevale di Tempio col Sole Nero. E è capitato che in alcune serate eravamo insieme ai 100, la prima formazione. E sono rimasto colpito dal cantante, da Giacomo Dora, dalla voce di Giacomo. Io avevo già intenzione di andare via dal Sole Nero, non mi piaceva l'ambiente. E in pratica ho chiesto a Giovanni se mi poteva presentare a loro, e magari gli portavo un po' di creatività, perché loro Ma tu non in facevano. qualità di cosa volevi entrare? Batterista, chitarrista, Ma volevo portare i cantante? pezzi. Ah, ok. Volevo in pratica entrare nel gruppo per fare un po' di musica Sì, sì, sì. inedita. Perché loro Loro non facevano no, 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 musica non facevano inedita. solo cover Ah, ok. nella prima band. Sì. Che Da erano lì già 100 erano comunque. già 100, sì. E da lì poi in pratica sono entrato, sono piaciuti loro, brave persone, molto semplici, e da lì poi abbiamo iniziato A fare, a fare delle insomma. E cose anche nostre. come avete fatto poi ad arrivare? Bevi, bevi. Se non ti faccio bene. Si Ah, scalda ecco, poi. allora è Cioè, successo questo. come avete fatto Facevamo dei poi ad provini aprire? da Perché Alberto. tu conoscevi già gente da No, no, quando no, no, stavate in giro con Gianni Morandi, no, eccetera, è e. stato un merito di Alberto R. Ok. Ti spiego, noi facevamo dei provini. Alberto era sempre insieme a noi. Pratica, la prima fase della mia storia Quindi musicale. Alberto aveva i contatti diretti con le case No, discografiche. non con le case discografiche, però conosceva delle persone. E in pratica aveva questo contatto con Fofo Bianchi, che era in pratica era il
il fonico di Elio e le storie tese, sì. Faceva anche il produttore, e gli ha fatto sentire dei provini nostri, è rimasto colpito dai provini e ci ha proposto di fare un eventuale disco. Ok. Cosa succede? Che quando tu entri in quel mondo lì, devi avere molta pazienza, perché le cose non si fanno in 2 minuti. No, beh, certo. E allora noi facevamo i provini. Sto registrando un disco da 3 anni. Ma ti spiego, quindi, ti spiego. Però allora, piano piano. Allora, in pratica era una persona molto in gamba, Fofobia, che molto preparata, ascoltava musica americana, musica... Era uno... Infatti il vostro primo era in inglese. In inglese, Choose qualcosa. Choose Life, esatto. Okay. Hai studiato. Hai visto. Che è successo? Che passava il tempo e non succedeva mai niente. Il produttore di Ruggeri, non so come, ha sentito alcuni brani. Non so da parte di chi. Ma l'avete registrati da Alberto? A Sassari? Avevamo fatto dei provini da Alberto, sì. Anche da Alberto, poi facciamo delle cose anche per i fatti nostri. Ok. Ha sentito un paio di brani e ci ha chiamato, ci ha contattato. Ah, ok. Ha detto, sono rimasto molto colpito da... Quindi avete bypassato quell'altro che... Ci è rimasto molto male, però noi stavamo aspettando, non succedeva mai niente. Esatto, nel frattempo... Se voi venite a Milano, in pochissimo tempo vi faccio fare il disco. E l'avete registrato lì? Con la CGT. Ti ricordi in che studio avete registrato? Non è che è quello dove sono andato io, che ai tempi si chiamava Sax Studio e adesso si chiama il Cortile Studio. Non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo. Vabbè. Ricordo che era un bellissimo studio, il fonico si chiamava Giamba, e dico, io non me lo ricordo. Vabbè. Comunque abbiamo fatto il disco lì, e in pratica da lì, tramite il produttore di Ruggeri, abbiamo conosciuto Enrico Ruggeri. Abbiamo fatto il disco e c'erano anche delle buone possibilità, poi vedi, nella musica ci vuole fortuna e tante cose. Voleva farci fare una bella promozione, aveva in mente anche di farci fare uno spot, non posso dirti la marca, che andava su Canale 5, di un brano del disco. Pensa se noi facevamo una cosa del genere, caspita, l'Italia lo sentiva. Sì. E invece sono quelle cose che nascono, poi cadono magari 5 minuti prima. Capito? Sì, tipo che fai la pubblicità del cornetto con la canzone tua. Ma è pieno di queste cose. Sai quante ce ne sono capitate? Tantissime. Che stavano per essere per realizzate per poi, un niente. Beh, è normale. E abbiamo fatto... Ma vi siete tutte le belle soddisfazioni. Sì, perché... sì, abbiamo fatto posti bellissimi. Abbiamo fatto posti bellissimi anche con Sol Nero. Abbiamo suonato a 15 metri dal Colosseo. Con Avitabile. Enzo e Avitabile. Poi Califano. Abbiamo fatto un concerto in tre artisti. E poi teatri bellissimi in giro per l'Italia. E anche con Ruggeri abbiamo fatto teatri molto belli. Poi siamo andati a Doc. Sì. Una settimana la trasmissione di Ernesto Arbore, una trasmissione proprio seguitissima. Che c'era Telesforo, Gege Telesforo. Esatto. Sì. Altre trasmissioni, Mixer di Gianni Minà. Poi una trasmissione di Maria Teresa Rutta, pure non mi ricordo il titolo. Ho visto quello dove ci siete voi che suonate Enrico Ruggeri che Enrico, fate Starman di, però abbiamo fatto anche abbiamo fatto anche un brano nostro del disco in inglese lì in realtà voi sì dal vivo sì, è stata una visto... bella esperienza quella, musicisti americani pazzeschi, c'è la gente bravissima. Ernesto Arbore come? Non l'ho conosciuto, lo vedevo tranquillo, sì, bello, grande, sì. Un grande personaggio. E poi niente, abbiamo cantato in 3 o 4 dischi di Ruggeri, adesso non mi ricordo i titoli. Ma io stavo guardando, siccome c'ho l'applicazione, si chiama Discogs, dove poi lo uso per archiviare i dischi che ho a casa, ma è fatto molto bene perché a parte puoi anche venderti i dischi o acquistarli, usati. E ti dà tutte le persone che hanno suonato, credi, eccetera. Ad esempio mi è uscito nel disco Se metti Salvatore Scala, me ne sono usciti almeno credo 3 o 4 i dischi dove tu hai suonato di Ruggeri, perché non io so perché, me li ricordo sicuri, perché ti includono anche in uno molto recente
che però è perché forse è una raccolta, capito? Ah, beh, E ok, quindi forse ho rifatto i cori in un brano, eccetera. sì. E Noi abbiamo fatto i quindi cori, era che tipo mi il ricordo gioco che... della memoria, o qualcosa del genere, non mi ricordo. Dove c'era Peter Pan? Sì, Peter Pan abbiamo fatto i che cori. era una raccolta. E forse, comunque, mi sono usciti fuori tre o quattro dischi Io di mi ricordo Ruggeri. sicuro tre, Quello no, sicuramente una raccolta. di Mistero, Mistero, poi, con cui Mistero che ha vinto Sanremo ha nel vinto Sanremo. Sì, 93, sì, sì, no? sì, 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 sì. E lì nel disco avete fatto i cori voi. Abbiamo fatto i cori noi. Sì. Ma lì c'era tutta una storia. Invece a Sanremo, vabbè, no, a Sanremo non li potevate fare perché c'era lui, quello che sta a Ma noi Sanremo. dovevamo andare a Sanremo. Ah. Sanremo giovane. Noi, come cento. Stava spingendo il produttore di Ruggeri. Però E cosa è come? successo? Anche lì. Ma lì si pagano tanti soldi per andare a Sanremo. Come Ma funziona quello? Non non si so, capisce molto bene. lì è tutta una cosa strana. Pensa che si sapeva già dall'inizio che Ruggeri Era aveva grosse candidato. probabilità di vincere. Ok. E quindi se partecipavamo anche noi avevamo buone possibilità Di di... vincere la vostra categoria. Anche. Solo che era un periodo che non si faceva molto, io mi ero stufato, e a pratica i 100 si avevano preso una pausa. E nel mentre... Io stavo facendo delle cose con Alberto e Paolo R, Ok. cose mie. Lì Alberto ha trovato un contatto con uno della Polygram, era molto interessata a questi provini e quindi in pratica stavamo lavorando su Spingendo quella... per questa cosa Esatto. qua. E come succede? Che O non era per il succede disco niente, succede solista. tutto, Che eh? era per il tuo disco solista. Per il mio... Esatto. Dei Ok. provini insieme ad Alberto Sì, e sì, sì. Paolo. Fatto sta che lì Si è in accavallato pratica si è tutto. accavallato tutti, avevo dato No. la parola a loro, mi sono arrivate 150 telefonate Dovete a venire, dovete casa. A fare me questo, dispiaceva dovete. perché, però la Per correttezza, correttezza, esatto. certo. Cioè Alberto si era impegnato, aveva speso dei soldi per andare a proporre le cose e quindi in pratica poi è sfumata anche quella perché il direttore della Polygram è stato sostituito. No. E quindi è sfumata pure quella, e quindi è sfumata pure quella dei 100. Cioè, Per dirtene un'altra. Cioè, sì, vabbè, sono nella cose che musica doveva succedono. avere fortuna. C'è un pelo Eh sì, ma me ne sono capitate poche da altre. Sì, farcela, sì, sì, diciamo, ad sì, esplodere bene. sì. Sì, è normale quello, ma non succede solo a noi, a tanti artisti Poi mi così. viene a pensare che nella vita forse devi essere anche un po', non dico disonesto, ma un po' molto Allora, scaltro, molto figliolo di, come si dice a Sassari, no? il mio grande difetto, il mio limite è che non sono scaltro. Che sei onesto. Fossi stato scaltro, avrei fatto Sì, molto, molto di più, te lo posso assicurare. esatto. Sì. Però ognuno deve combattere con il Però, proprio carattere, e poi no? stai E bene con la tua coscienza bravo, e bravo, vivi bene, insomma, alla bravo. fine, piuttosto che fare cose strane per entrarci, no? Ma è pieno, Sì, la musica è piena di gente beh, così. immagino che adesso sia molto Ancora così, peggio, ancora perché peggio. anche Sì, la sì, sì. musica è molto di plastica, la vedo io, molto, È di non plastica. vedo nulla. L'80% di quello che senti è plastica. Purtroppo Sì. è cambiato tutto. E poi anche questi nuove star, diciamo, sono molto pompate. Non fanno gavè. No, ma mica ti puoi avvicinare a parlarci così. A me da poco me ne è capitata una, eravamo d'accordo Stava già volando. per intervistare questa persona, e fra l'altro mi stava anche aspettando, e fra l'altro, no vabbè, non dico altro perché sennò si capisce chi è, però poi alla fine non si è fatto niente per l'intervista, perché no, no. Inavvicinabile. No, nonostante lei prima mi stesse cercando, poi noi abbiamo suonato prima di loro, poi la tardi, e la manager ha detto che no, adesso è tardi e noi ce ne andiamo. Vabbè, ciao. Molte volte non è neanche colpa degli artisti, No, 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 però non ti è puoi far l'entourage che comandare, crea i non ti puoi problemi. far comandare dalla manager, cioè, perché ad esempio io sono riuscito a intervistare Frank Energy, che è un rapper, Si è fatto la storia è del rap super in Italia, famoso, ha fatto certo. la storia del rap da metà anni 90, sono andato a intervistarlo, sono arrivato anche in ritardissimo perché avevano chiuso la strada, eccetera, e nonostante tutto
Lui è venuto e 10 minuti di intervista li abbiamo fatti. Per dire, io non sono Tipo nessuno, tranquillo, tranquillissimo. bello, E anche lui aveva la manager. Il manager mi ha detto: oh, sei arrivato in ritardo, adesso dobbiamo andare in hotel perché stasera c'è l'albergo. Lui si è avvicinato e ha detto: cosa sta succedendo qua? No, guarda, ho detto, sono andato in ritardo perché mi hanno chiuso la strada. Mi sono fatto un chilometro a piedi correndo, e tutto sudato. No, no, vieni, vieni, tu aspetta qui, sai che entra la non fa. manager, sediamoci e Vedi. facciamo. Ed è uno che ha il triplo della storia di quest'altra Certo. persona che mi ha detto: Sì, no, sì, no, sì, sì, ciao. sì. Ma Che oggi non secondo è nessuno, me è cioè. molto più di prima. C'è Sì, sono gente che così. viaggia proprio in alto. Ma io ho visto che più. Boh, secondo me, quelli che hanno Più più talento. talento, più sono alla fine sono i più umili, perché non hanno bisogno di dimostrare niente, cioè. Non devi mostrare Certo, niente, sì. Sono d'accordo con te. piuttosto che negarti. Qualcuno mi ha negato in intervista dicendo che io mi ha fatto capire che io non sono nessuno e quindi a parlare con me cosa ci guadagniamo, hai Hai capito? capito? Io sono stato intervistato da Radio 105, da questo e da quell'altro. Vabbè, allora Ma sono ciao. discorsi secondo No, ma non importa niente, ma per me va bene, ci sta. te? No. È come un Io musicista ti invito famoso poi. che suona con uno che non è nessuno. A parte che secondo me la regola fondamentale è quella che devi suonare con tutti perché impari da tutti, Ma da quelli più sempre, bravi di te e da certo. quelli meno bravi di Sì, te, sì. se sei una persona intelligente e umile. Sì, infatti. Quella per me è una regola fondamentale. Assolutamente sì. Ma poi una chiacchierata, vabbè, comunque. È così. E quindi poi Enrico Ruggeri vince a Quindi vince Sanremo. Sanremo. Tu eri Allora, in ballo fra una cosa e l'altra in per pratica Sanremo è Giovani. successo questo che abbiamo Sanremo fatto. Giovani No, vince però sono Sanremo. andato troppo avanti. Aspetta un Ok. attimino. Aspetta, non mi ricordo bene. Devo collocare bene tre cose. Beh, per noi siamo nel 93, se siamo arrivati a Sanremo, abbiamo vinto Ruggeri Sì, era sì, il sì, sì. No, 93. mi stavo ricordando. Allora, mi stavo dimenticando delle tournée che abbiamo fatto con Ruggeri. In pratica. Ma voi eravate il suo gruppo oppure no? No, perché lui c'aveva Allora, no, Schiavone, la suonavamo anche chitarra. noi, però c'era Schiavone alla chitarra, Mia c'era. chitarrista, pazzesco. Beh, sì, è anche autore, Sì. eh? Quello E che lui ha l'avevamo in fatto un edicola. disco e voi avete fatto i cori nel Sì, disco in un solista di disco suo. Sì, Schiavone. Sì. Ho avevamo un bel rapporto letto con anche Schiavone. quello. Sì. Fatto sta che noi cercavamo sempre di portare avanti il nostro disco e nel mentre facevamo le tournée con Ruggeri. Vabbè, che comunque ti porta alla visibilità, non Sì, è indifferente. sempre comunque una bella esperienza. Anche Vabbè. se io non ho mai amato fare il turnista, ti dico la verità. Però, belle esperienze, bei posti, conosciuto molta gente che ha fatto la storia della No, poi musica. già a livello dei service sei su un palco che non Certo, è vabbè, abbiamo improvvisato, conosciuto no? gente, Mia Martini, prima che Cavolo. morisse, poi tantissima gente. Vabbè, De Gregorio l'avevo conosciuto, Renato Zero con il Sole Nero. Però ho conosciuto tanta gente importante che ha fatto la storia della musica italiana. Fa le tournée, arriva Finardi, arriva Fiorella Mannoia, Che meraviglia, Cocciante, tanta gente, bellissimo. capito? Il mondo è piccolo lì, vedi tutto. Sì, una volta che sei dentro, poi quell'ambiente lì. Esatto. E poi niente, dopo un po' mi stavo un po' stancando perché la tournée ti stanca parecchio. Poi non era quello che volevo fare io. Succede questo, che facciamo l'ultima data della tournée di Ruggeri e Ruggeri, quando facevamo il soundcheck, ci vedeva quando suonavamo. Io suonavo la batteria, Giuseppe Gadao, Sì, e beh, Giuseppe, che è diciamo. bravissimo, suonava il basso, Antonello Corraduzza, lo Allora, ma conosci? che tarda Giuseppe Gadda? Giuseppe suona tanti strumenti, Ah, è anche un ok. bravo fonico, Giuseppe sa fare tante Sì, so cose. che sta incidendo anche diverse Anche il cose. mio Anche disco, tuo disco, certo, vero? cioè, è uno bravissimo Giuseppe. Ha fatto quello di Pietro Sanna, che quello in italiano che ha fatto Pietro. Presente Sta facendo anche quello quello di Mauro Manca. che. Sta facendo quello Sì, di lo Mauro stiamo Manca facendo anche in lui. parallelo perché è un Ah. bellissimo rapporto con Mauro. Penso che usciremo insieme e faremo delle cose insieme, perché è Bello, una bello, persona bello, bello, bello. in Lo devo gamba. sentire anche Mauro che ci siamo visti e anche lui È una sarà persona molto in gamba, ospite molto in della gamba. mia telecamerina. Sì. E niente, è rimasto colpito da come suonavamo, facevamo i pezzi di casting, queste cose qua. E ci ha proposto all'ultima data se volevamo fare, volevo suonare io la batteria e Giuseppe Cadao il basso. Io gli ho detto di no, perché
perché non volevo fare il turnista. Ma volevo ritornare qua perché volevo fare delle altre cose mie. Giuseppe ha continuato per un po' e poi è tornato anche lui. È tornato anche lui. E ti sei pentito un po' di questa cosa? No, per niente, per niente. Non ho mai voluto fare il turnista, mi piace fare le cose mie. Anche a me piace fare le cose mie, però sai che con un'occasione così golosa, diciamo. Sì, ma rimani ingabbiato in una situazione. Sì, sì, beh, fai il turnista e poi. Non c'è più tempo per esprimerti. Guarda, le tournée ti stancano, sì, fare sì. 5 di mattina, fai viaggi allucinanti. Un giorno sei a Palermo, il giorno dopo sei in Toscana, poi sei in Lombardia. Io ho riso qualche volta che. Una volta avevo visto un concerto di Nirvana, forse in televisione, o avevo una cassetta di un live di quelli pirata, no? E vabbè, Kurt Cobain ovviamente si drogava abbondantemente. Si vedeva anche dalla faccia. Si vedeva anche dalla faccia, e poi, vabbè, poi è morto male, poverino. E no, avevo riso perché in un concerto lui diceva tipo ciao Tokyo, invece era un altro posto, no? E quindi diceva, ma come? Però poi in effetti adesso pensare a quello che dici tu, posso anche capire che se uno veramente si addormenta nel bus che lo porta in un'altra città e poi si sveglia e poi risale sul palco e poi sei anche bello drogato, non capisci neanche dove sei. Io capisco facendo. Allora, se poi hai anche un successo mondiale. Sì, esatto, ma quello magari prendeva renditi l'aereo. Renditi conto che non vivi più. No, quello prendeva l'aereo magari. Sì, era... sì. Poi devi essere sempre, era dall'altra parte sempre a mille. Sì. In forma, sorriso per tutti, diventa una vita allucinante. Sì, sì. Ce la fai, se riesci a mangiarti una pizza bella la birra, c'è tutta la gente vita addosso perché ti conosco. Guarda, noi facevamo una vita disordinata, mangiavamo gli autogrill, quello che c'era, ma fine. Non sempre, mai alla stessa ora. Quando eravamo vicini all'autogrill, sì, il corpo ore piccole, alle 5 di mattina, poi ti svegli alle 8 di mattina perché magari devi andare in studio. Mangi porcherie, perché sì, mangi porcherie. Dopo 4-5 mesi sei molto stanco, molto. E quindi lì ho deciso di tornare, sì, e ho detto adesso penso un po' a me stesso, cosa voglio fare da grande? E cosa volevi fare da grande? E da lì ho iniziato a fare cose anche da solo, senza la band, però con l'aiuto, perché con Iceto siamo anche molto amici. Sì, anche perché... Una bella amicizia. Con Giuseppe mi conosce a memoria, io capisco bene lui, e lavoriamo, facciamo molte cose assieme. E quindi sapete. Poi molto amico con Giacomo, con Antonio Corraduzza, Giacomo d'Oro, dico. Sì, lo conosci. No, vabbè, ma giusto anche per. Avevo capito che era ecco, esatto. C'è un bellissimo rapporto. E ho iniziato a fare cose mie, dischi da solo proprio. E ho fatto Gli Assassini, che è un disco in pratica di fumetti. Ma come parlo un po' di fumetti? Come può essere un disco di fumetti? Ma allora, in pratica ho usato molte metafore. Ok. Ho parlato di Tex Willer. Ah, ok. Ah, nel senso proprio. Diabolic Devacanti. Perché tu hai fatto le canzoni dedicate. Usavo dei personaggi, però con delle storie di attualità, un po' mascherate. Ho capito. Hai fatto una sorta di critica sociale, però utilizzando. Ti faccio un altro esempio che è molto attuale. Ho fatto un disco sulla fuga di Alcatraz, te lo ricordi il film? Sì, bellissimo. Ecco. Ho preso spunto da quel film per parlare dell'emergenza delle carceri, sovraffollamento, con delle metafore. Ho preso il film per aprire una storia, diciamo. Okay. E ho fatto in pratica, costruito, diciamo, questo disco con le metafore, con una musica un po' progressive, un disco un po' particolare. Ma qual era questo che mi stai dicendo? Non è Gli Assassini. Gli Assassini però non era quello dei fumetti. Sì, è in pratica una copertina nera con la scritta rossa, come il film dell'orrore, in pratica. Poi dentro ci sono delle vignettine, c'è Sherlock Holmes pure. Incredibile. Te lo farò sentire. Che particolare. E lì ha partecipato molta gente, molti musicisti bravi, amici, Piero Marras, poi Lele Melotti, che ha lavorato con tutti i musicisti italiani, Renato Zero, Pino Daniele, Zucchero, tanta gente, e poi molti artisti sardi bravi,
tipo Massimo Cossu, Paolo Zanin, Uccio Soro, Giuseppe Gadao, Antonello Corraduz, adesso a ricordarmeli tutti, tantissima gente. È stato un bel Figurati. progetto, purtroppo non ho mai fatto live, No, perché era una cosa era complicato. complicata, sì, era una cosa teatrale. Lì dovevo avere il supporto di persone del E teatro anche diversi denari, e anche probabilmente. diversi denari, Perché capito? per fare una cosa del Però ho genere. fatto il disco sono riuscito a farlo. Da Sono lì dopo curioso, ma c'è online quello lì? ho tolto tutto un po' Ah, di l'hai tempo tolto. fa, ma adesso Oppure quando ce uscirà il l'hai? nuovo rimetterò tutti Ah, è quanti i dischi, così. Perché sì, se non ce l'hai fisico qui da vendere, me ne uno. sono rimasti pochissimi. O lo metti su Spotify, quelle cose lì, che Sì, non ti riconoscono quasi niente, pochi centesimi a no, canzone. anche perché lì per avere una visibilità devi Sì, spendere no, tanti io le soldi. mie ci sono le canzoni, però poi alla fine. Uno deve andare Esatto, proprio a io te cercarti. lo dico, mi cerchi Sì, e sì, vai sì, a sì, sentire sì, sì. qualcosa, perché sennò poi su YouTube magari li metti, giusto per. Così. Ma purtroppo è così, eh. Oggi si fa musica a Ah, mi sono ripetizione. dimenticato in macchina il disco, quello che mi hai donato poco Ma quello è per fa. te, quello è No, ma era per te. per farlo vedere. Perché quello lì c'è su YouTube, c'è Lì la abbiamo fatto un po' di presentazione, concerti, perché sì. com'era? Tac boom, Chaktaboom, in pratica Chaktaboom, che è è una il lingua secondo. inventata. Allora, ci sono dei suoni, esatto, mi sono Strumenti inventato un suono casalinghi, di uso comune, sì, c'è un po' tipo. di reggae. C'è reggae, c'è Bello. funk, c'è musica africana, Ma soprattutto. penso che hai fatto la nota d'autore e l'ha presa da quel disco. No, no, è No. del disco nuovo. Che però ha delle sonorità un po' reggae, vero? Solo quello però, solo quel Solo pezzo quel lì. Ho pezzo. fatto quello perché era molto Fighissimo, io estivo. ero al lato del Era molto palco estivo, che ti ha però ascoltato, molto il resto bello. è un po' funk, c'è un po' di country blues, un po' di country pop, è molto vario Ok. come il nuovo, Il quello che nuovo, uscirà quello in del nuovo. autunno. Mentre invece E Chaktaboom è come più, si intitolerà, si può dire? sì, free. Free? Ah, proprio libero. Libertà Libertà. artistica, creativa. Pratica. Ok. C'è un po' tutto quello che hai fatto La nella tua storia. felicità nel fare un disco senza avere regole e persone che ti possono pressare. Sai cosa dico io sempre? Però per te non vale questo. Però per me vale. Io dico sempre, io non sono nessuno. E quindi posso permettermi di fare tutto quello che voglio, no? Sì, ma Nel anch'io non senso, sono no, non nessuno. devo. Dai, tu Ma sei un sono. po' più di No, me quel ma campo sono lì. Perché contento di fare quello che decido io. quando. Piccola parentesi, quando io ho fatto uscire la prima puntata di questo programmino, la prima persona che mi ha incontrato, questa mi fa: adesso sei pure youtuber. E io: no, non sono youtuber. Perché. Ho messo su YouTube questo video dove intervistavano. Sì. Ah, sei pure YouTuber adesso? No. No, è come dire. Siccome non sono nessuno, però posso fare quello che voglio, sono libero. Quindi anche Anche secondo quello che dice il tuo disco, muovono. Quindi lo posso perché molti fare. che fanno molti famosi che fanno i dischi non è che fanno quello che vogliono loro, No, infatti. purtroppo. Ti dà più libertà artistica non Lì devi essere accettare dei nessuno fra compromessi. live. Sì. Voglio fare delle cose a un certo livello, Sì. perché lì devi essere Ma spinto entro economicamente. tot Allora secondi devi abbassare la testa. arriva il ritornello, entro tot secondi, E deve ma non è solo essere quello, orecchiabile, deve parla di essere. questo, il tuo sound deve assomigliare un po' anche a quello, perché adesso Ecco. va di moda. Invece il mio disco, quello che uscirà, cioè proprio Assomiglia a è te, lontano a da quello che. quello che va adesso. Ci sono dei riferimenti anni Capi, la 70, sai 80. una cosa, secondo me, che siccome io sono molto curioso, io vado a guardare, a cercare cose che mi piacciono, no? Perché incontro molte persone, che mi dicono, io ascolto la musica di 30, 40, 50 anni fa perché mi piace quella musica lì. Ma se tu vai a cercare di quel genere, ci sono gruppi che lo fanno anche adesso. Sì. Io vado a cercare gruppi che mi piacciono, che però sono di questi ultimi Ma anni. considera che c'è un. C'è qualsiasi genere in Sì, c'è giro, un perché sottobosco adesso è allucinante. pieno. Ma di gente anche molto brava, che Sì, ma probabilmente non pieno. avrà mai successo, ma molto più brava di quelli che hanno successo. Perché lo hanno deciso ai piani E alti che piani deve uscire questa alti, non roba. so tante cose, ma oggi è molto importante.
l'aspetto Sì, fisico. fisico è molto Adesso, una cosa che importante. mi sta dispiacendo a me è che con tutto il fatto della libertà delle donne che possono fare quello che vogliono, eccetera, che però secondo me non sono loro che vogliono stare a culo nudo, perché se tu guardi tutte le Sì. ragazze che escono adesso che cantano, fanno tutti i concerti a culo nudo. Allora, se lo vogliono fare loro veramente, ok, io non c'ho niente da dire, Sì, però è secondo me è quasi imposto, la no? Che lo devi produzione, la fare. produzione che non dico che ti Perché devi impone, ma attirare gli che occhi. non ti impone, ma ti consiglia. Ma quel consiglio è Cioè, come a se lo vuoi dire fare fallo che ti tu, cioè, conviene. se io sono sicuro che Madonna lo faceva perché era No, lei ma Madonna, trasgressiva. ma si vedeva. Era lei e ci Madonna era sta. molto Ma ambiziosa non è che e doveva adesso. Io non arrivare a posso T-Cross. credere che adesso tutti quanti vogliono fare la stessa cosa, sia a livello No, no, secondo musicale, me di no. pop, trap, Tipo per eccetera, esempio tutto uguale. Gaia. Gaia, che faceva Uguale. una musica un po' sudamericana, anche abbastanza raffinata, un po' fuori dal coro. Adesso fa Sesso e Samba, il Vedi, come tormentone. mai? E quello perché gli ha probabilmente imposto la Come produzione. mai con la culotte pure lei? Per E si vede dalla dire, faccia che è un no? po' timida, si vede, che ha un aspetto un po'. Però, boh. Ma lì devi decidere se al bivio. Vuoi essere Sì, famosa sì, sì. e percorrere quella strada oppure vai nell'altra che è un po' più difficile? Ti devi Piena di trovare. salite e Ti devi discese? trovare, perché uno dice anche, vabbè, adesso faccio questo, mi metto in cassa un bel po' di soldi e poi quando si smonta la bolla faccio quello che voglio. Sì, Può sì, essere sì. anche così, no? Ma Boh, io adesso oppure ho la no? mia età. Perché è facile parlare quando, no? Certo, ma io sono 50, più di 50 anni che suono. Ma è una meraviglia che mi alzo. Che C'è una cosa mette che mi schifo? piace. Faccio il disco e lo faccio come dico io. E nessuno ti mi dice, è una figata. Una figata, sì. Cioè, Lo 50 anni di capisco. esperienza, qualche cosa l'ho imparata, penso. Direi, E lo faccio come dico io. Sì. È bellissimo. Bello, bello, bene. È come respirare aria fresca. E quindi, per finire con Chuck Taboom, secondo me, era un lavoro molto originale, secondo me, Molto, molto. Io ho visto i video perché di quando avete molto particolare. In presentato in Sardegna non penso teatro. che, per esempio, quella ragazza che ha vinto il premio Tenco, la PES, Daniela Pes, ho sì, ho il letto disco. che anche lei ha fatto dei pezzi con dei suoni Sì, inventati da lei, sì, sì, sì. però l'ha fatto 2 anni fa, io l'ho No, allora, fatto 16 anni fa. no, lei, no, allora, lei nel disco So che ci suo, sono delle nel sonorità. disco suo usa una lingua che si è inventata. Tu l'avevi fatto. Ma 17 anni lei è fa l'ha stata fatto. prodotta da Io sono un cane, si chiama il nome d'arte, che si chiama Jacopo Incani, che è sempre un ragazzo sardo, che fa sempre un certo tipo di musica elettronica. E anche lui ha fatto un disco con una lingua inventata, Ah. eccetera, ma sempre in questi anni recenti. Tu l'hai Sì, fatto sì, sì, prima, sì, sì, ma sì, sì. comunque l'aveva già fatto altra gente, questa cosa di Sì, beh, mettersi la lingua. certo. Però la cosa bella qual è? Che i suoni te li inventi tu. Il mio era un incrocio tra Ma infatti. l'inglese e l'africano, che si sposava bene con tutti questi oggetti. Abbiamo usato il radiatore, abbiamo usato il Figata. Ho baule, abbiamo usato i visto bicchieri, abbiamo. pentole di tutto. Capito? E rendeva con quel suono lì. Bellissima Se lo questa facevi in cosa. italiano diventava un po' più tradizionale. Era Certo. una cosa voluta. Ma infatti grande coraggio anche a farlo. Sì, ma mi sono divertito, che è la cosa più importante. Bellissimo. Divertirsi. Quello è bello bello. E lì abbiamo fatto anche un po' di concerti in giro, abbiamo suonato anche a Cagliari, Sassari, anche al Porto Torres. Ci siamo un po' divertiti, solo che era un po', insomma, Eh ci vogliono beh, soldi per per muovere una. Eravamo in avere, tanti ma poi anche musicisti. per avere una produzione decente, comunque devi mettere Facciamo tutto noi, capito? qualcosina, Portare la sì. roba. Erano 3.000 cose da portare ogni Già ti volta. credo, la strumentazione è anche inventata, no? Sì, Quindi, sì, 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 sì. È figata, una bella esperienza. E bellissimo, bellissimo. adesso sto Lavorando a facendo il questo nuovo nuovo, il nuovo, disco, quindi quasi sì. finito, mi manca un brano e poi farò probabilmente delle cose insieme a Mauro. Non me lo manca. Che Promuoveremo le cose insieme a lui. ha suonato qualcosa in questo disco nuovo che deve uscire? No, nel mio no. Ha Ah, fatto ok. un correttino in una cosa. Ah. Sì. Però stiamo lavorando nello stesso studio da Giuseppe E quindi vi Gadalo. incontrate e Esatto, e vi inventate delle cose. quindi sì. Siamo quasi sempre assieme, diciamo. Interessante.
Bellissimo. Oh, siamo quasi. Siamo addirittura d'arrivo. Addirittura d'arrivo. Ti faccio la mia non domanda che faccio a tutti. Tipo? Tipo, dai un consiglio. A chi vecchio su quello che tu? Su quello che voglio io, non sulla musica. Anche su, se vuoi sulla. Beh, scontato, ma secondo me se lo fai sulla musica lo fai anche per le altre cose. Perché, esatto, ma dai un consiglio. Ma rimanere sempre se stessi, determinati, importante, e umili. Perché secondo me si impara da tutti, come ti ho detto poco fa, da tutti. Sì. Io guarda, più parlo con le persone, chiacchiero con la gente, mi rendo conto che più sono bravi, più c'hanno storia, più hanno cose da dire, eccetera, e più sono umili. Come te, per esempio. Non lo so, però io ho sempre pensato che con l'umiltà vai avanti, ma anche perché devi essere così, dai. È giusto. Tranquillo, fare le tue cose ed essere sempre curioso. Perché gli altri ti possono, anche a livello di motivazione. Ah beh, sì. Di tante cose. Ti dà proprio gioia. Sì. A me dà gioia già solo il fatto di chiacchierare, no? Cioè, ma è bello perché poi acquisire. Sono mondi diversi che si incontrano. Sì. Ci sono delle cose che tu non avevi mai esplorato. No, assolutamente. Se sai ascoltare, prendi. Bellissimo. Prendi e dai. È sempre un prendere e dare. Sì. Questo è il piccolo consiglio che posso dare, dai. Oh, grazie. Grazie a te. Cosa ti posso dire? Salutiamo così. E ci finiamo le bevande, che sennò qua si scalda tutto. Perfetto, non li abbiamo annoiati, vero? Dai, allora, da Salvatore Scala e da Maurizio Caso, un saluto. Alla vostra. Alla prossima puntata. Alla prossima. Ciao.